Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Giorgio Pomponi che vi parla dal Paladozza di Bologna, piazza Azzarita. È cominciata con un momento lunghissimo di commozione questa sfida tra Clima Mio Bologna e Sedima Roseto per il minuto di raccoglimento particolarmente toccante per la scomparsa di un grandissimo della Fortitudo, tanto amato dalla gente di Bologna, vale a dire il barone per eccellenza Gary Schull. Il primo tiro della partita è preso da Bagaric allo scadere dei 24 secondi, subito i primi due punti della partita di Bagaric allo scadere dei 24, vediamo subito i quintetti in campo. Bologna parte con Vujanic, Basile, Mancinelli, Lorbeck e Bagaric. Roseto risponde con Woodward, Nika Batte, Mutombo, Sizai e Arigbabu. Eccolo Arigbabu che va subito a prendere fallo da Bagaric. Gli arbitri sono Cicoria, Vianello e Tullio. Gli allenatori sono Yasmin Jasko Repeja per la Clima Mio e Neven Spakia per la Sedima Roseto. Al mio fianco, a supporto di questa telecronaca, Lorenzo Settepanella, in lunetta c'è Stephen Arigbabu con i primi liberi della partita e ha fatto subito, credo, Lorenzo, la cosa giusta andando ad attaccare Bagaric. Sì, il giocatore fisicamente più imponente della Fortitudo, molto importante la sua presenza difensiva, quindi saggia la decisione di andarlo subito ad attaccare nel cuore dell'area. 1-2 per Stephen Arigbabu, 2 Fortitudo, 1 Roseto dopo 40 secondi giocati. 1-2 per Arigbabu, 2-1 Clima Mio che ha ripreso il gioco. Ora è Vujanic sul quale c'è Dwayne Woodward in difesa, bella la nuova divisa della Sedima, griffata anche Regione Abruzzo, ma molto bella con lo sponsor nel suo logo tradizionale, vale a dire con i colori arancioni. L'abruzzese Mancinelli sbaglia da sotto, recupera palla Woodward, prova la transizione la Sedima, palla in angolo per Sizai, da questi ad Arigbabu, prova la penetrazione, rientra per il passaggio su Mutombo, poi prende il tiro dall'angolo, è corto, l'ultimo tocco a rimbalzo di Vujanic sull'opposizione di Mutombo, palla che resta in attacco per la formazione di Spakia. Spakia e Repeja, grandi amici, ma c'è un sapore particolare in questa partita al di là di quanto vi ho detto in apertura, vale a dire del minuto di raccoglimento. Stupendo dai e vai tra Woodward e Arigbabu, con Woodward che va a firmare il primo vantaggio roseto della partita. Primi due punti per Woodward, 3-2 Sedima. Dicevamo molto suggestivo anche il gemellaggio che era stato già sancito nella passata stagione, è stato celebrato anche qui a Bologna al centro del campo. C'è presente qui intanto Bagaric, ancora 4-3 praticamente per Bagaric, 2-2 al tiro per il 2-16 di passaporto croato, classe 1980, Dalibor Bagaric. Mutombo, pallone per Nika Batte, chiede palla a Arigbabu, poi scambia con Nika Batte, passaggio difficile dentro per Arigbabu, palla recuperata da Lorbeck. Basile, 7:45 al termine del primo quarto, 4-3 Clima Mio con Basile in possesso di palla. Attacca Mutombo, va a cercare l'uno contro uno, recupera palla alla Sedima. Nika Batte prova lui ad andare fino in fondo, c'è il fallo di Mancinelli, primo fallo per Stefano Mancinelli, suo grande amico tra l'altro. Nika Batte, sono molto amici i due. Andrà in lunetta Mizan Nika Batte, Roseto che è molto attenta in difesa, non a caso Lorenzo fin qui due canestri di Bagaric, due mezze magie, quantunque ora il lungo sta giocando veramente bene. Se non altro Bagaric è offensivamente il giocatore meno pericoloso della Fortitudo, quindi costringerlo a gestire possessi in pivot basso può essere intelligente, perché se non altro è l'uomo con meno punti nelle mani del roster della Fortitudo. C'è da dire che la difesa di Roseto sta facendo un ottimo lavoro, schieramento rigorosamente individuale, però cambi difensivi che vengono accettati con grande disinvoltura, soprattutto ottimo lavoro di Sisei che marca un esterno ed un lungo in maniera così intercambiabile. È importante poi che piccoli come Mutombo e come Nika Batte reggano il mismatch con i lunghi. Ora Bagaric va a provare l'uno contro uno, ottima difesa di Arigbabu, palla recuperata da Woodward e fallo di Vujanic. Muro, il muro si chiama Stephen Arigbabu, se fosse di Berlino sarebbe proprio il muro di Berlino. Sarebbe il muro di Berlino, davvero, il giocatore ha un'importanza enorme nello scacchiere di Spakia. Il problema è che è l'unico pivot di ruolo che oggi Roseto ha, in quanto la presenza di Sisei
toglie fuori dai giochi, sappiamo, Andre Brown per un problema di passaporti. Poi Christophe Peguen non si è annesso alla squadra per via di una brutta influenza. Di conseguenza dietro a Rick Babu stasera c'è solo Di Giulio Maria, quindi è importante che i falli vengano davvero centellinati fino alla fine. Mika Batze, pallone per Sisai. Sisai va al tiro, che voleva essere una via di mezzo tra un tiro e un passaggio per Rick Babu. Rick Babu che però non si è staccato dal suo attaccante. Vuole anche la difesa della Fortitudo in questa azione, con l'Orbeck che ha impedito di fatto il tiro da tre a Sisai. Sisai poi ha cercato di fare un passaggio lob ma troppo teso all'indirizzo di Rick Babu. Bujanic però ha pestato la linea ed ha vanificato il recupero, quindi nuova rimessa sedima con Woodward, il terzo possesso consecutivo in attacco per la formazione di Spacchia. Mika Batze, pallone in angolo per Woodward, chiama a sé Sisai, cerca il gioco a due, ma Woodward va all'assist per Rick Babu, che si fa stoppare praticamente dal ferro, poi finisce con il pallone in mano Sisai. L'Orbeck riconsegna palla a Basile e da questi a Bujanic. 6 minuti e 12, 4-4 il punteggio qui al Paladozza. Bujanic va al tiro da tre, lo sbaglia, rimbalzo di L'Orbeck che manda fuori per Basile. Basile da tre ci prova, sbaglia, poi Mancinelli si va a pendere al ferro. La rimessa è della sedima, c'è un fumo acre ora che arriva e sta scendendo sul parquet. C'è un fumo molto acre, qualche fumogeno è stato acceso da qualche parte. Woodward al tiro da due, quarto punto per due Woodward, e torna avanti Roseto 6-4. Due canestri dal campo su altrettanti tentativi per Woodward, punteggio basso fin qui, più due sedima con Bujanic, Mancinelli. Su Mancinelli c'è Mika Batze, c'è fallo ora di Sisai. Sisai accetta i cambi, ora era su Basile. Lorenzo, l'abbiamo detto, una difesa che accetta bene i cambi e fin qui sta facendo il suo dovere. Bene anche Mika Batze su Mancinelli, un mismatch evidente che fin qui però la Fortitudo, almeno come gioco, non sta istituzionalizzando. Sì, è un mismatch che la Fortitudo non sta, dal quale la Fortitudo non sta traendo vantaggio, perché la fisicità di Mika Batze è davvero pazzesca. Lui può difendere su tutti i tre giocatori dello schieramento perimetrale e poi ha questa capacità di mettere le mani su tutte le linee di passaggio, e da questi recuperi nascono facili contropiedi. Adesso un altro pallone per Roseto, grazie proprio a questo lavoro difensivo caratterizzato da grande attenzione. È importante che Roseto riesca a conservare questa aggressività per tutti i 40 minuti, anche se non sarà facile visto che la panchina non è così lunga questa sera. Rimessa effettuata dalla sedima con qualche affanno, 5 minuti e 8 secondi al termine del primo quarto. Sisai va al tiro da tre punti e mette la tripla. Ansu Sisai, 4-9 più 5 ora per la sedima, primi tre punti per Sisai. Bujanic, pallone per l'Orbeck, ancora Bujanic, chiede palla e riceve Bagaric, sul quale difende al solito Rick Babu. Comincia il movimento di avvicinamento a canestro, poi scarica per Basile, non prende il tiro Basile, vuole il gioco dentro ancora, questa volta per l'Orbeck che si tira sul piede fermo, va a segno dall'area pitturata. 6-9, primi due punti per Erazem L'Orbeck. Torna a meno 3 la Clima Mio, ora Roseto in attacco con Woodward. Mika Batze vuole il blocco di Sisai, Mika Batze va dentro, cerca l'assist per Rick Babu che è l'ultimo a toccare, è il secondo passaggio complicato, la seconda volta che Mika Batze va a cercare, come fa spesso, a dire la verità, durante la partita il suo compagno di nazionale tedesca, anche Rick Babu, nonché di club. Ancora una volta un passaggio difficile, Mika Batze fin qui è quello che sta soffrendo di più, anche se in difesa bisogna dire già ci sono tre suoi recuperi. Ma in difesa sta facendo il suo lavoro, il problema è che quando arrivi sotto canestro contro una difesa come quella della Fortitudo ti trovi un muro umano difficile da girare. Intanto ha cambiato le carte in tavola Repesa, fuori Mancinelli, fuori L'Orbeck, dentro Ruben Douglas, dentro Martin Rancic. Ancora si sei da tre punti, e la mano dell'ex giocatore dei Seattle è proprio rotonda. 12 Roseto, 8 Fortitudo, 2 su 2 da 3 per Lamar Odom Rosetan.
Sisai 2 su 2 da 3 punti, Rosseto torna a più 4, 8 a 12 il parziale qui alla Paladozza, 3 minuti e mezzo dalla fine del primo quarto. Intanto tra i tanti bip presenti qui al Paladozza, ora Douglas va a realizzare da 3 punti e c'è primo time out richiesto da Neven Spaghia. Dicevamo tra i tanti bip un volto famoso, quello di Fabio Bazzani, attaccante della Lazio, ora che ieri segnando il gol contro l'Atalanta, il gol dell'1-1 parziale, poi la Lazio avrà vinto con la partita 2-1, ha dedicato al barone Gary Schull quel suo gol. Parlavamo con Enrico Schiavina prima della partita, un giocatore che è stato a Bologna dal 68 al 73, che pochissimi dei ragazzi presenti oggi qui a Paladozza, Lorenzo, hanno visto giocare, però è amatissimo, era un giocatore che dava l'anima, e questa è una società, la Fortitudo, che rappresenta l'anima forse di Bologna. Beh, diciamo che dal punto di vista della tradizione la Fortitudo è stata la squadra meno ricca di Bologna da sempre, la squadra dell'oratorio che si contrapponeva alla Virtus, che era la squadra un pochettino più facoltosa. Nel corso degli anni le cose sono cambiate, perché Seragno le ha dato una dimensione di maggior ricchezza alla Fortitudo, ma non si è modificato il carattere del giocatore tipico della Fortitudo, del tifoso tipico della Fortitudo, vale a dire un'immagine più sbarazzina e meno con il naso in su rispetto a quello che è il giocatore medio e il tifoso medio della Virtus. Questo ovviamente lo diciamo con il sorriso sulle labbra, è quello che i bolognesi stessi dicono. La figura di Gary Schull è qualcosa di storico per Bologna, non solo per quello che ha fatto in campo, ma per l'eleganza e la signorilità. E intanto Sisei mette il terzo tiro da 3 punti, la Fortitudo che fa fatica a difendere sul perimetro, fuori Lorbeck, dentro Rancic, ma le cose non cambiano. 15 Roseto, 11 Fortitudo. 9 punti di Sisei, 3 su 3 da 3 punti per l'ex Golden State. Vujanic cerca di attaccare Woodward, gli sporca il palleggio, poi ancora Vujanic, il recupero di Woodward perfezionato da Sisei. Woodward ancora, pallone per Mutombo, layup di Mutombo, grande transizione di Roseto, manuale del contropiede, ma gran difesa di Woodward. Sì, ma stanno difendendo la morte tutti quanti, e dai passaggi sporcati nascono delle transizioni che ovviamente sono canestri facili. Marco Bellinelli, altro innesto da parte di Represa, che cerca di sbloccare un attacco finora non troppo prolifico nonostante la presenza di Ruben Douglas. Fallo ancora di Milos Bagaric, fa benissimo Arik Babu a attaccarlo nel cuore dell'area. Secondo fallo per il lunghissimo giocatore croato di passaporto tedesco, che ha visto l'NBA da seduto con la maglia del Chicago Bulls per 2 anni, uscendone non migliorato come invece si aspettava. È il giocatore chiave della difesa della Fortitudo, ma ancora non riesce a fare quel salto di qualità definitivo sia in campionato che in Eurolega che lo staff della Fortitudo aveva auspicato. Lorenzo, avevamo detto alla prima partita, ovviamente non era una sentenza la nostra, di Sisei è a poco tiro forse per essere un 3, pochi muscoli forse per essere un 4, non dico smentiti, ma voglio dire è un giocatore che almeno stasera sta facendo canestro, l'ha fatto anche domenica scorsa, ed è molto difficile da marcare, come hai detto tu, e anche in difesa si accoppia bene sia con i 3 che con i 4. Allora Spacchia voleva un giocatore versatile, un numero 4 che fosse capace di giocare sul perimetro per tenere alta la difesa. Non è un tiratore bravo come Nordgaard, nel senso che non è un tiratore puro come Nordgaard, ma è un tiratore più che discreto. In più sa fare bene tutto il resto, perché non è vero che non ha forza fisica, è un atleta strepitoso, gli manca qualche chilo per giocare stabilmente da numero 4, ma per i parametri dell'NBA lui è un numero 3 e in Europa si adatta benissimo a marcare un secondo lungo. In più si presta ad accettare i cambi difensivi che per altri giocatori di quella taglia fisica possono essere proibitivi, e questo conferisce una maggiore elasticità e una maggiore intensità alla difesa, soprattutto se vicino a giocatori come Mutombo e come Nika Batze, che sono difensori straordinari. Intanto fuori Woodward, dentro Abdul Rauf, dentro Lorbeck per Bagaric, nella clima mio ancora 1 su 2 di Arik Babu, 2 punti tutti dalla lunetta per il tedesco, più 7 per la sedima, massimo vantaggio della gara.
per la formazione di Neven Stacchia. Due minuti alla fine del primo quarto. Lorbeck, c'è un fallo di Rauf a centro area, fallo di Abdul Rauf, primo fallo per il numero 5. Bellissimo come al solito il colpo d'occhio di questo splendido impianto della Fortitudo, il Paradozza. Piazza Azzarita è davvero a due passi dal centro, a 5 minuti dalla stazione centrale di Bologna per intenderci. Douglas da tre, questa volta è corto il suo tentativo, rimbalzo di Ansu Sisai, pallone per Woodward, cambia lato per Rauf, Sisai, Woodward, finta il tiro due volte, poi Sisai ancora da tre, tripla di Ansu Sisai, 1-27 più 10, 4 su 4 da 3, 12 punti per Ansu Sisai, più 10, massimo vantaggio della gara per la Sedima. Basile chiede palla, Lorbeck riceve, vuole ancora lavorare uno contro uno, il suo tiro è corto, rimbalzo di Sisai ancora, recupero perfezionato da Woodward, in angolo è libero Rauf, finta il tiro, scambia con Arik Babu, ancora Rauf, ha spazio per andare al tiro, lo prende lungo, rimbalzissimo di Nika Batze, gran numero di Misan Nika Batze, 11-23, mamma mia Lorenzo, mamma mia. Primo quarto spettacolare, davvero spettacolare, in cui la Fortitudo sbaglia tutto per merito della difesa di Roseto e in cui l'attacco di Roseto riesce a fare cose mirabili. Migliore in campo questo Ansu Sisai, che marca i 4, marca i 3 e fa canestro da fuori con sorprendente confidenza. Secondo fallo intanto per Abdul Rauf e non è una buonissima notizia. Neven Spacchia cambia adesso Stephen Arik Babu, giustamente per preservarlo da falli inopportuni in chiusura del primo quarto, e butta dentro Cristian Di Giulio Maria ad occupare l'area. Finora gestione impeccabile, così come è impeccabile la gestione della gara del suo quintetto. Tra l'altro impeccabile anche la gestione falli, perché 5 ne ha commessi la Fortitudo, 2 appena Roseto, tutte e due con Abdul Rauf. Peraltro in possesso di palla Beninelli, da questi a Douglas, è tornato in campo Stefano Mancinelli, Douglas prova ad attaccare Woodward, si arresta, prende il tiro, lo fa forzando, va a segno, ma ancora una volta era stata una gran difesa quella di Roseto. 13-23 il punteggio. Woodward da 3 allo scadere, mamma mia che quarto, 13-26, immaginate un po' una domenica a Bologna con 7-800 rosetani e avere il doppio dei punti della Clima Mio. Dammi un pizzicotto Lorenzo, perché sto sognando. Sì, onestamente abbiamo detto un primo quarto da incorniciare, sono solo 10 minuti e magari Roseto ha giocato alla morte con un roster che però non è lungo come quello della Fortitudo, che onestamente è difficile che possa fare peggio di quello che ha fatto finora, però tradizionalmente Roseto fa sempre bella figura contro la Fortitudo, volevo dire estintori a parte. 13-26 per un Roseto finora eccezionale, dicevamo 4 su 4 dall'arco dei tre punti per quanto riguarda Ansu Sisai, 6 bombe messe a segno dal Roseto, grande pressione difensiva. Sisai che è il numero 4, capace di marcare anche sul perimetro, bene Arik Babu, bene Woodward, aspettiamo Rauf, finora ancora a secco, ma Abdul Rauf ha giocato pochissimi minuti in questo primo quarto. E vediamo se Rauf resterà in campo. Sì, Rauf è già pronto per la rimessa. Inizio di secondo quarto, 13-26 il parziale dopo 10 minuti qui al Paladozza. Effettuata la rimessa da Rauf per Woodward, e Woodward a fare il playmaker praticamente in questa squadra. Nika Batze, il tocco di Douglas, resta in attacco Roseto con 14 secondi per andare al tiro. Si incarica della rimessa ancora Nika Batze, pallone per Di Giulio Maria, Abdul Rauf vuole il blocco da Sisai,
riceve ancora Abdulrauf, prova ad attaccare Mancinelli, pallone per Sisay, Sisay ci prova ancora Ansu Sisay, mamma mia Lorenzo, mamma mia, 13-29, 15 punti, 5 su 5 da 3, ma chi è questo qui? Cantava una certa Mina. No, meno male che non è un tiratore, abbiamo detto più volte, stasera sta trovando una notte di grande vena. Intanto Mancinelli prova a prendere le vie dell'area, sbaglia, ma Lord corregge con uno schiaccione. 15 Fortitudo, 29 Roseto. Basile incollato sulla sagoma di Abdulrauf, quindi il miglior difensore del perimetro della Fortitudo, il giocatore più talentuoso del perimetro di Roseto. Una sciocchezza di Nicabazze che si fa soffiare il pallone da Lorbeck, e questi sono regali che vanno evitati. Ed è pronto Butombo, mentre Douglas da tre sbaglia, e meno male diremo noi, perché sarebbe venuto giù il Palasport con un parziale di 5-0, soprattutto dopo un pallone recuperato, metti una bomba dall'altra parte, l'inerzia a volte può cambiare, anche perché si accende il palazzetto anche per tanti altri fattori. Roseto sta facendo benissimo fin qui la sua partita, sta giocando alla grande con immensa attenzione, con un'attenzione mai vista quest'anno in difesa, oserei dire fin qui la partita perfetta, o meglio gli 11 minuti e mezzo perfetti della settima in questa stagione. È tornato in campo Mutombo per Nicabazze, Woodward ad attaccare la difesa della Clima Mio, al tiro in allontanamento al canestro, sbaglia il rimbalzo offensivo di Mutombo che sbaglia ma conquista il rimbalzo, poi torna oltre la linea da tre punti, ma ancora una volta è Sisay che è andato a sporcare il rimbalzo di Giulio Maria. Non riceve Abdulrauf, fa due passaggi e poi riceve Woodward, pallone dentro per Sisay, vuole l'uno contro uno Sisay, assist per Di Giulio Maria che poi va al tiro allo scadere, subisce fallo però da Lorbeck, fallo di Lorbeck, ci saranno due tiri liberi. Anche giocando al limite dei 24 si fa sempre la cosa giusta, guardate Sisay, poteva alzarsi e forzare, avesse sbagliato un tiro nessuno gli avrebbe buttato la croce addosso, ha trovato Di Giulio Maria e Roseto ha trovato un fallo, anche questo è un segnale importante, Lorenzo. Sì, un segnale di equilibrio, tutti i giocatori che non sono innamorati eccessivamente del pallone, quindi tutti capaci di fare un tiro in meno e un passaggio in più per favorire il compagno più smarcato. E in questa azione la difesa della Fortitudo ha fatto un ottimo lavoro, Lorbeck ha fatto un regalo diciamo a Roseto, in quanto magari Di Giulio Maria aveva ricevuto in maniera un po' scomposta, poteva anche non essere pericoloso in quel modo. Tuttavia 1 su 2 per Christian, Roseto 30, Fortitudo 15 al 13° minuto, e onestamente non ce lo saremmo aspettato. No, assolutamente no, addirittura un massimo vantaggio di 16 punti sul 13-29, ora più 15, fallo di Giulio Maria su Basile, primo fallo per Christian Di Giulio Maria, che ha fatto segno a Cicoria di aver preso il pallone, Cicoria gli ha detto mano e pallo, visto bene io. Basile si incarica della rimessa effettuata all'indirizzo di Milos Vujanic. Ancora Vujanic sul quale difende Rauf che ha già due falli. Rancic fa saltare un avversario, poi va al tiro Rancic, trova i primi due punti della sua partita. 17-30 il risultato. Primi due punti per Martin Rancic, Abdulrauf, Sisay, il fallo è di Rancic che ha allargato il gomito nel momento di un taglio degli avversari. Woodward cerca di servire in angolo Mutombo, Douglas va al recupero, poi serve Basile, 7 minuti alla termine del secondo quarto, Basile in angolo per Vujanic, ci prova da tre punti, corto, poi è Douglas che tocca ma non riesce a tenere il pallone in campo, e ancora una rimessa per la Sedima, e nuovo cambio, va a riposarsi uno straordinario Ansu Sisay, torna in campo Stephen Arigbabu. E non c'è Begin e c'è Brown, tra l'altro splendido per attaccamento ai colori sociali quando è andato personalmente a dare il 5 e incitare uno ad uno i compagni al momento della presentazione. C'è Brown fuori per turnover, ormai sembra un turnover
destinato a durare a meno di infortuni che Roseto non vorrebbe più avere nella stagione. Ha già pagato dazi abbondantemente la formazione di Stachia in tal senso. Mutombo, fallo in attacco fischiato a Arigbabu. È il primo fallo per Arigbabu. Adesso con due lunghi veri la manovra di Roseto è più prevedibile in attacco, perché sicuramente è una manovra meno dinamica, e anche in difesa Rancic può fare molta meno fatica contro un Di Giulio Maria che viaggia a velocità dimezzata rispetto a lui. Douglas cerca di attaccare Mutombo, poi gioca a due con Bagaric, ancora pallone per Douglas, va al tiro da tre, mette la tripla Ruben Douglas, 20-30. Si avvicina ora la Fortitudo con l'ottavo punto di Ruben Douglas. 20 Clima Mio, 30 Sedima. Rauf da tre, corto a rimbalzo, c'è il fallo ancora di Arigbabu ed è il secondo fallo per Stefan Arigbabu. Entrambi in attacco nelle ultime due azioni, un errore di precipitazione di Abdul Rauf, possiamo dirlo, anche se il più grande probabilmente come background, come curriculum di quelli in campo, però ha sbagliato lui adesso. No, ma finora diciamo di più, abbondantemente fuori partita finora, grazie anche alla grande difesa di Basile. Repesa ha chiesto a Basile di spalmare la difesa a tutto campo, Basile segue Rauf anche negli spogliatoi fra un po', e questo è... Sì, adesso non c'è Basile, ma fino a quando Basile c'era c'è stata sempre una grandissima pressione su di lui. Adesso Vujanić può occuparsi di Rauf. Bobo Rauf è andato al recupero in quest'ultima occasione, è lui in possesso di palla. Woodward, su Woodward c'è Bellinelli. Woodward ci incisca un po' nel palleggio, poi sfrutta il blocco di Giulio Maria. Ancora un fallo in attacco del terzo fallo consecutivo fischiato in attacco alla Sedima. Due ad Arigbabu, uno a Di Giulio Maria. Blocco irregolare nel gioco a due, nel pick and roll, nel gioco a L, chiamatelo come volete, fatto con Woodward. Fallo che è sembrato abbastanza evidente, non era fermo al momento del blocco, quindi blocco in movimento a norma di regolamento è sanzionato con il fallo. Bagaric, pallone per Bellinelli. Bellinelli cerca di liberarsi di Woodward, non ci riesce. Douglas, ora ci è accoppiato Arigbabu, su Douglas, prende il tiro da tre, lo sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Abdul Rauf. 5 minuti e 5 secondi, ancora Rauf, ancora il tiro e ancora l'errore, poi l'ultimo tocco è di Martin Rancic. A Rauf sta sbagliando cose, non da Rauf. Lorenzo forse vuole sbloccarsi proprio perché è fuori partita, ma sta sbagliando molto e credo che sia... No, non viene avvicendato, se Di Giulio Maria torna a Sisai, ma al momento ed è paradossale, il problema di Roseto è Rauf. Sì, finora sta prendendo tiri abbastanza al di fuori dal contesto corale, serviranno probabilmente per sbloccarsi. L'idea di base è che dopo l'infortunio Rauf non sia tornato più come quello di prima, però è un giocatore dal talento e dai fondamentali così elevati che qualche giocata anche estemporanea può essere decisiva per la gara. Intanto ancora fallo della difesa della Fortitudo. Da quando è tornato Mica Bazzi, come in questa occasione, di nuovo la Fortitudo in difficoltà se viene colpita in velocità. Secondo fallo di Basile, bravissimo ancora Mica Bazzi ad attaccare la difesa della Fortitudo, forse è l'unico insieme a Sisai che ha nelle corde la partenza in palleggio, che può mettere in difficoltà qualsiasi schieramento difensivo. Nica Bazze va a realizzare il primo tiro libero, torna a segnare Roseto dopo quasi 4 minuti senza punti. 2 su 2 questa volta per Misan Nica Bazze, 20-32 il punteggio. Per Nica Bazze ci sono fin qui 5 punti personali. Anche Roseto ha una difesa molto, molto alta, molto spalmata a tutto campo. Per quanto concerne le guardie, questo è un regalo di Mutombo, se fai fallo o lo fai bene o non lo fai. Potenziale gioco da tre punti per Basile. È tecnico a Stachia. Assolutamente evitati, soprattutto contro una squadra come la Fortitudo per la quale 10 punti di svantaggio sono davvero un differenziale minimo. Dentro il primo libero di Basile, Fortitudo a meno 9,
Fasil avrà ancora due tiri più. Pronto? La rimessa. 32 Roseto, 23 Fortitudo, a 4:41 dal termine del secondo quarto. Purtroppo Basile Lunetta per due tiri liberi ancora, quindi azione da 5 punti di Basile, di fatto più possesso palla Clima Mio. Cinque punti in un amen per Basile. Vujanic, pallone per Berinelli. Basile prende il tiro da tre punti, Basile, e uno dei tiri alla Basile, questo 28-32, tripla di Basile, 8 punti per lui. Parziale Fortitudo di 15-3 dall'inizio del secondo quarto. Arik Babu, fallo di Bagaric, terzo fallo per Dalibor Bagaric, il fischio ancora di Cicoria, che praticamente sta fischiando sempre lui. Cicoria ha dato lui il tecnico a spacchi, ha fischiato lui i falli in attacco, ha fischiato lui ora il terzo fallo di Bagaric. Io credo che gli altri due arbitri dirottino il loro compenso per questa partita a Cicoria, perché sta arbitrando per tre. Eh sì, sta un pochettino gestendo da solo quello che è il dominio arbitrale della gara. Terzo fallo però per Dalibor Bagaric, il che vuol dire che la presenza di Stefan Arik Babu, un pivot basso, è abbastanza indigesta. Tutte le volte che Bagaric viene attaccato da Arik Babu se ne ricava qualcosa di buono. Bagaric, che all'inizio del primo quarto ha cavato dal suo cilindro due iniziative positive che onestamente non sono proprio parte del suo arsenale. Roseto, che ha dominato un primo quarto giocato in maniera eccezionale, ha fatto più fatica nel secondo quarto, nel momento in cui soprattutto Ansu Sisei era a sedere, e poi un gioco da tre punti di Basile con inopportuno tecnico ravvisato a Spacchia, inopportuno nel senso che Spacchia doveva essere più attento a non farselo ravvisare. Altra bomba di Basile e la Fortitudo è tornata sotto, 32 Roseto, 28 Clima Mio al sedicesimo minuto. Gianluca Basile, che nel bene e nel male è l'ago della bilancia di una formazione che cambia giocatori comunitari ed extracomunitari, ma trova dal suo vecchio capitano le risposte più concrete. Abdur Rauf ha scambiato con Arik Babu, 4 minuti al termine del secondo quarto. Sisei finta il tiro, cerca di attaccare Rancic, il suo tiro è corto, poi il tocco è, mentre era fuori il campo, di Mutombo. 8-0 il parziale aperto, 15-3 come diceva Lorenzo, dopo il massimo vantaggio sul 13-29. Basile, Berinelli, fallo di Nick Abbas, e ora è abbastanza cambiato il metro arbitrale. Questo sinceramente fin qui non l'avevano fischiato, questo tipo di fallo. Si è alzata forse anche un po' la fisicità del match, oppure il metro arbitrale che diventa un pochettino meno permissivo. Fuori intanto Rauf, ancora visibilmente fuori dalla partita, ma dall'altra parte il suo avversario Milos Vujanic, costosissimo e blasonatissimo, non è che abbia fatto molto di meglio. Marco Bellinelli, il miglior 18enne italiano, mette il primo tiro libero e la Fortitudo è proprio dietro l'angolo. 1-2 rimbalzo lungo di Nick Abbas, Roseto può gestire un'altra azione offensiva. 29-32, tornata a meno 3 ora la Clima Mio. Woodward, che ne parla Arik Babu, non riceve, porta il blocco, poi lo fa andare via Woodward. Guardate come si arrabbia Woodward con Arik Babu, poi cerca di bruciare la difesa della Clima Mio, va una forzatura, sbaglia, rimbalzo di Rancic, che resiste al tentativo di recupero di Arik Babu. Basile, pallone per Rancic ancora. 29-32 il punteggio, 3 minuti e 4 secondi al tiro da 3 sbagliato Lorbeck, rimbalzo di Arik Babu, pallone per Nick Abbas.
in angolo Mutombo, si alza, va al tiro da tre Mutombo, non ne va dentro uno adesso, prima andava tutto dentro, ora niente dentro, Mutombo sbaglia, Basile guida la transizione, Vujanic in angolo, Bellinelli da tre, corto, ma rimbalzo di Lorbeck che ricaccia fuori il pallone per Vujanic, 2 minuti e mezzo. Fallo in attacco questo, ma come no, questo è fallo in attacco, Tullio di fermo, questo era fallo in attacco col braccio esterno, grosso come una casa, forse perché quel signore si chiama Milos Vujanic, non so perché, non ci sono altre spiegazioni. Torna Douglas per Basile nella clima mio, in lunetta Vujanic, terzo punto personale, 30 clima mio, 32 sedima, appena 3 punti, un solo canestro dal campo negli ultimi 6 minuti di partita per la formazione di Spacchia, 31 a 32. Per Vujanic ci sono 4 punti personali fin qui. Arik Babu, pallone per Sisai, vuole l'uno contro uno Sisai, questi fischiano sempre, ancora Cicoria, fallo di Douglas, 2 tiri liberi per Ansu Sisai, Sisai che è il miglior realizzatore della gara con 15 punti segnati nei primi 11 minuti, solo tira da 3 punti per lui, ora è la sua prima esibizione in lunetta, mette il primo, 31 a 33. Due su due, 17 punti per Sisai, 31, clima mio, 34, sedima, Vujanic in possesso di palla. Supera lui la metà campo di slancio, ancora col braccio esterno a spingere via Woodward. Poi Vujanic va al tiro da 3 punti e mette la tripla della parità, 34 a 34, tripla di Vujanic. 7° punto per lui, e dall'altra parte sull'errore prima di Woodward, poi Arik Babu si mangia un canestro fatto, poi l'ultimo tocco è di Arik Babu. Eh sì, forzatura evitabile di Woodward che adesso si è un po' arrabbiato per alcuni contatti al suo modo di vedere non legali di Vujanic, l'ha presa come una sfida personale dopo la tripla di Vujanic che usa moltissimo il braccio esterno a dir la verità. Ora Rancic si prova da tre, sbaglia, Lorbeck svetta al rimbalzo, poi vuole l'uno contro uno, scarica ancora per Rancic, l'arresto e il tiro di Rancic, vantaggio Fortitudo 36 a 34. Quarto punto per Rancic, rimonta completata per la Fortitudo che da meno 16 ora più 2 con un parziale di 23 a 5. Rimessa in zona di attacco per la sedima, torna in campo Di Giulio Maria per la sedima, esce Arik Babu, Woodward, su Woodward c'è Vujanic, sfrutta il blocco di Giulio Maria, poi va al tiro da tre, Woodward mette la tripla e ancora una volta avrebbe voluto un contatto Woodward, 36 a 37 con la tripla di Duane Woodward, è il primo canestro di questo secondo quarto per Woodward che va ora in doppia cifra, 10 per lui, 45 secondi al suono della sirena del secondo quarto. Lorbeck cerca di attaccare la difesa di Roseto, sbaglia, rimbalzo di Misan Nicabazzi, fallo di Douglas, andrà in lunetta Nicabazzi a 37 secondi dalla fine del secondo quarto sul più 1 sedima, 36 a 37. Dal canestro di Sisai al canestro di Woodward ci sono stati 8 minuti per la sedima senza nemmeno un canestro dal campo, Lorenzo, e è paradossale come gli unici 2 canestri di questo quarto siano stati segnati da 3 punti, tiri liberi a parte.
Sì, questo dimostra che il secondo quarto è di un'altra pasta rispetto al primo perfetto che Roseto ha giocato, al limite proprio delle sue possibilità. Ci sono stati altri fattori che poi hanno viziato l'andamento di questo secondo quarto, come abbiamo detto prima, quel gioco da tre punti di Basile. Gioco da tre, aspetta, gioco da tre. Poi 2-2-2 alla lunetta, rimessa, tiro da tre di Basile. Esatto, quindi una serie di episodi maturati in circostanze abbastanza particolari. Mettici poi anche l'ottimo lavoro al rimbalzo offensivo compiuto da Lorbeck, che in attacco non è stato brillantissimo, però ha fornito secondi e terzi tiri ai suoi compagni. Adesso non abbiamo le statistiche sotto gli occhi, ma il rimbalzo, il lavoro al rimbalzo offensivo della Fortitudo nel secondo quarto è stato molto proficuo. Importantissimo questo tiro da tre punti nel sostegno poco fa da Woodward, che ha rotto un digiuno decisamente lungo, e Roseto dipende da Woodward soprattutto quando Rauf, come questa sera, è abbastanza trasparente. Nica Baz in lunetta, 5 punti fin qui realizzati. Nica Baz e Bastegno con il primo, sesto punto, 36, clima mio 38, sedima 37 secondi invece quel che resta da giocare in questo secondo quarto. 1-2, rimbalzo di Rancic. Douglas in angolo, il pallone ora arriva a Rancic. Rancic va alla penetrazione, c'è il fallo di Nica Baz. L'ha fischiato ancora Cicoria, se avevi qualche dubbio ha fischiato lui. E qui ci sono 24-25 fischi di Cicoria, 2 di Tullio, nessuno di Vianello. E questo ti fa intendere quale sia anche la linea psicologica della terna arbitrale, cioè uno comanda e gli altri due sono abbastanza meno decisionisti. Dentro intanto Rauf per gli ultimi 25 secondi, quindi un giocatore dal tiro da rilascio rapido, fuori Nica Baz, il miglior difensore per evitare che commetta falli inopportuni. Sul ferro il primo libero di Martin Rancic. Roseto che guida sempre, ma di pochissimo, 38-36. 0-2 di Rancic, questa è una notizia, perché Rancic è uno che tira molto bene dalla lunetta peraltro, quindi fermo a quota 4 Rancic, credo voglia un tiro, spacchia, perché la discrepanza è di un secondo tra il cronometro dei 24 e quello generale. Abdul Rauf a congelare questo possesso. Su Rauf c'è Belinelli, pallone per Woodward, sul quale c'è Vujanic. Prova l'uno contro uno Woodward, l'assist per Di Giulio Maria non era male, ma Di Giulio Maria non ha beccato il pallone. 2 secondi e 52, c'è Basile in campo per Martin Rancic. Beninelli, pallone per Vujanic che cincischia, poi butta il pallone dalla sua metà campo, sbaglia. Roseto va al riposo comunque in vantaggio per 38-36 qui al Paladozzo di Piazza Zarita Bologna, sulla Clima Mio. 38 sedima, 36 Clima Mio. Lorenzo Settepanella mi fa notare che dopo il 13-26 del primo quarto la Clima Mio ha risposto con un 23-12 in questo secondo quarto. È tutto per i primi 20 minuti, ci risentiremo per il secondo tempo. È iniziato il terzo quarto, primo possesso Clima Mio con Vujanic. Clima Mio che è sotto di 2 punti davanti a una grande sedima, 36-38 il parziale in favore della formazione di Neven Spacchia. Basile ad attaccare Woodward, il suo tiro è sbagliato, rimbalzo di Eric Babu. Primo possesso per Abdul Rauf in campo nel quintetto in questo secondo quarto, insieme a Woodward, Mutombo, Sisa e Eric Babu. E in panchina, perché ha 3 falli, Nica Baz. Eccolo Abdul Rauf, solo errori per lui nei primi 2 quarti. Woodward, 5 secondi per andare al tiro. Woodward lo fa forzando, poi cadono i 24 secondi, non è stato toccato il ferro, però l'ha toccata la palla un giocatore della Fortitudo, forse non è stato giudicato possesso, quindi è stato solo un tocco, quindi rimessa di fatto affidata alla Clima Mio. 9 minuti e 10 al termine del terzo quarto, ancora più 2 sedima, 38-36 per la formazione che è in difesa ora. Vujanic, pallone per Douglas, chiede palla e riceve Lorbeck, prova ad attaccare Eric Babu.
va al centro dell'area. Rigbabo è molto bravo ad andare proprio sul pallone, occhi fissi sulla palla. Palla recuperata, poi gioca a due con Woodward, ma sbaglia un rigore senza portiere a Rigbabo. Vujanic rientra come un missile in difesa, Abdul Rauf evita la transizione alla Clima Mio. Basile tiene palla ancora a Lorbeck, riceve la stoppata di Sisai e da Betril spazza via il cristallo Sisai, e poi dall'altra parte Woodward in sottomano va a realizzare. I primi due punti del terzo quarto sono di Duane Woodward. 36 a 40 il punteggio. Douglas, pallone in angolo per il tentativo da tre punti e il canestro di Vujanic, tripla per lui, 39 a 40. Tre punti per Milos Vujanic, che è a quota 10 punti, doppia cifra per lui. Rauf dall'altra parte, ancora un errore, rimbalzo offensivo con fallo di Arigbabu, del terzo fallo di Stephen Arigbabu. C'era fallo tutta la vita sul tiro di Rauf. Questi... che Rauf Lorenzo ha 0 su 4 al tiro, meno 3 di valutazione. Sì, una partita che finora è una via crucis, non ci sono dubbi. Brutta anche la situazione falli per quanto concerne i lunghi. Terzo fallo di Arigbabu all'inizio del terzo quarto, questo vuol dire dentro Christian Di Giulio Maria, e quindi minime possibilità di errore adesso. Ruben Douglas, 7 minuti e 45, l'assist per Lorbeck è una fucilata, è un gol questo, imparabile. Meno male che siamo un pochettino più a sinistra rispetto non ci ammazzava. La palla, se no onestamente poteva essere letale. Eh sì, si resta sul 39 a 40, più uno, minimo vantaggio per la sedima, Sisai. Pallone per Mutombo, Abdul Rauf, Di Giulio Maria va al tiro, subisce fallo da Lorbeck, e il secondo fallo per Erazem Lorbeck in lunetta. Christian Di Giulio Maria, sbaglia il primo, 1 su 3 per Di Giulio Maria. Uno su quattro, un solo punto per Di Giulio Maria, 39 a 40 il risultato. Vujanic, pallone per Basile, Douglas esce da un blocco ma c'è il cambio di Sisai, poi la stoppata di Di Giulio Maria, però il tapin vincente di Lorbeck, e ora c'è vantaggio Clima Mio, 41 a 40 a segno Lorbeck, sesto punto per lui. Woodward, Sisai, finta il tiro, poi cerca di attaccare la difesa della Fortitudo, va al tiro fuori equilibrio, ma va a segno ed è quello che conta, 41 a 42, 19 per Ansu Sisai. 31 punti in due per la coppia Sisai-Woodward, mancano i punti di Abdul Rauf, Douglas, Lorbeck, Vujanic, non c'è l'aiuto, cambia lato per Basile, da questi fuori per il tentativo da tre punti di Rancic, 44 a 42, più due Clima Mio ora con la tripla di Martin Rancic. Cosa che non prevede nemmeno parte del suo repertorio, perché il giocatore è molto meglio dentro l'area, vicino a canestro, dalla media distanza piuttosto che sul perimetro, ma è riuscito a far pagare a Roseto questo po' di spazio. Intanto Di Giulio Maria fa davvero una cosa molto molto bella, aggredendo nel cuore dell'area la difesa debole di Lorbeck, 44 a 44, e Christian si fa perdonare anche la mano infelice dalla lunetta. E anche lì siamo alle solite, credo che il 90% del problema sia psicologico. Basile, pallone per Vujanic, su Vujanic c'è Rauf, c'è ancora il fallo di Abdul Rauf, terzo fallo per Abdul Rauf, non ci sta, continua a lamentarsi, spacchia, deve fare molta molta attenzione. Certo è che anche questa volta sinceramente Lorenzo la difesa di Rauf sembrava legale. No, il Mahmoud sta facendo grande fatica in attacco, però sta seguendo con grande intensità in tutti gli angoli del campo Milos Vujanic, e questa, la difesa su questo tiro sembrava più che buona.
fuori il primo libero del playmaker ex seconda scelta dei New York Knicks, i cui diritti NBA ora appartengono a Phoenix, giocatore dal quale ci si aspettava un miglioramento rispetto alle cose buone, non eccezionali, viste l'anno scorso. Invece il giocatore sembra un pochettino regredito. 1 su 2 per Milos Kuljanić, 45-44 a 5-35 dal termine del terzo quarto. 11 punti per Vujanic. Woodward in possesso di palla, si arresta il baltiro da 3, ha sfortuna da vendere in questa occasione Woodward, rimbalzo di Douglas, pallone per Basile, resta sul blocco Woodward, scarica in angolo Basile, ai piedi sulla linea Rancic, questo tiro è comunque corto, rimbalzo di Woodward, spinge la transizione, arriva Rauf che sbaglia e poi Woodward che segue benissimo il contropiede, va a realizzare in tapin. 45-46, ancora avanti Roseto che non molla mai, 14 per 2 in Woodward che ci sta mettendo come al solito anima e cuore e quant'altro, ancora un recupero, ancora di Woodward, ha tutto il campo da solo, Mutombo, assegno Mutombo, transizione rosetana e time out Repesa. 45-48, grandissimo Woodward, grandissimo Woodward. Grandissimo Woodward che ha un piglio da leader in tutte le sue giocate e poi l'ennesima conferma del fatto che comanda la difesa, cioè quando Roseto stringe sui possessi applica alla perfezione i dettami difensivi disegnati da Spachia, nascono grandi opportunità di contropiede perché Roseto ha giocatori con mani velocissime, sia Rauf che sta giocando male in attacco ma in difesa è presente, sia Woodward, sia Mutombo, sia Nicabazze che è seduto, quindi la partita Roseto la dimostra di crederci dopo il secondo quarto da incubo giocato dalla squadra di Spachia, costato un 23-12 nei secondi 10 minuti. Questo terzo quarto dimostra che l'atteggiamento perlomeno è quello giusto. Ottimo anche l'impatto di Cristian Di Giulio Maria sia in difesa che in attacco nei momenti in cui Arik Babu è seduto a rifiatare e a preservarsi dai falli. Cristian sta dimostrando di dare minuti anche di qualità. Io ho una mia idea, lui non è il Giacomo Galante italiano, è un giocatore che però ha una tecnica talmente sopraffina che se impara a fare il centro vero può mettere in difficoltà qualsiasi giocatore, l'ho fatto vedere nell'unica azione che ha fatto da dentro l'area. Ora c'è il fallo fischiato al numero 10 di Giulio Maria, fallo per Cristian Di Giulio Maria. Ma Giorgio, necessariamente, come dici tu, Cristian deve giocare centro in quanto non ha più la rapidità di piedi per correre dietro ad un numero 4, quindi meglio dentro l'area che sul perimetro, e poi ha fisico, ha centimetri e chili anche se non ha grande reattività, quindi può tornare utile sicuramente più dentro l'area che sul perimetro. E nuovamente Bagaric in campo, tre falli anche per lui, ma Roseto ha tre giocatori con tre falli, quarto fallo di Bagaric e ci sta tutto questo fallo di Bagaric, ingenui, almeno tre dei quattro falli che ha fatto Bagaric sono di un'ingenuità colossale. Ma questo dimostra grande inesperienza da parte di questo giocatore che era un prospetto ed è rimasto un prospetto perché gli anni in NBA passati a scaldare una panchina non lo hanno fatto maturare, questo serve a direzione agli scout americani che portano in America giocatori non pronti che devono perfezionarsi in Europa. Intanto una scelta rivedibile di Giulio Maria, ma è un leone Mutombo. Rauf da tre punti, Rauf da tre punti, da due punti dice l'arbitro Sicconi. È importante perché si sblocca il Califfo, primi due punti per il Califfo, 45-50 più 5, parziali di 8-1 per Roseto, primi due punti per Abdul Rauf. 8-1 di parziale, l'errore di Bagaric, il rimbalzo è di Sisai, Woodward, il blocco di Di Giulio Maria, gioca a due proprio con Di Giulio Maria sul quale c'è fallo di Douglas, ci saranno due tiri liberi per Cristian e Di Giulio Maria, terzo fallo anche per Douglas, quattro falli Bagaric, tre Douglas da una parte, Roseto va, Nicabazze, Arik Babu e Di Giulio Maria, tutti e tre con tre falli. Lorenzo. Ma io continuo a vedere il bicchiere mezzo pieno perché Roseto sta disputando una gara molto intensa, Roseto che ci crede, difende forte e in attacco fa quello che riesce, e finora quello che Roseto sta facendo è meglio di quello che sta facendo la Fortitudo, che ha un Vujanić che
è brillante con il contagocce. Basile che si è fermato dopo quello spraccio del secondo quarto, Mancinelli che finora assolutamente non si è visto, e Douglas anche lui che ha dato il suo miglior apporto nel momento migliore della Fortitudo, cioè nel secondo quarto. Non ci dimenticheremo mai del fatto che Pozzecco e Smodis la Fortitudo questa sera non li ha, quindi i giocatori fondamentali sul perimetro e sul e dentro l'area della Fortitudo sono proprio questi due, quindi se Roseto sta facendo meglio della Fortitudo sarà anche per questo. Tuttavia Roseto sta affrontando la gara con un atteggiamento ammirevole, anche perché la soggezione di giocare in questo impianto credo che sia non indifferente. Assolutamente sì. In lunetta Christian Di Giulio Maria, dopo il fallo di Douglas torna in campo Stefano Mancinelli nel clima mio. C'è anche Bellinelli al posto di Douglas. Uno su cinque, continua a sbagliare Di Giulio Maria. Eppure all'inizio dell'anno non tirava così male, i tiri liberi li ha peggiorati strada facendo, è un problema di testa ovviamente, come sempre diciamo, perché lui ha una buonissima mano, quindi non vedo perché uno che ha una buona mano non deve far canestro. 1 su 2 in questa occasione, 4 punti per Di Giulio Maria, 45-51, più 6 e parziale di 9-1, aperto per Roseto dal 44-42 al 45-51. Vujanic, 3 minuti e 15 alla termine del terzo quarto. Bagaric è rimasto in campo con 4 falli, vuole l'uno contro uno, Bagaric fa 2 punti ora, 47-51 per Bagaric, ci sono 6 punti, zona Fortitudo ora. È la prima volta nella gara che la Fortitudo rinuncia allo schieramento individuale per usare la zona, significa sfidare Roseto al tiro. Sisei ci casca in pieno e sbaglia, questo significa contropiede per la Fortitudo e fallo subito di Dwayne Woodward, quindi zona per spezzare il ritmo di Roseto, costringere Roseto ad un tiro affrettato, in questo caso cattiva circolazione di palla da parte di Roseto, tiro sbagliato, transizione Fortitudo molto rapida grazie a gambe velocissime, quelle di Milos Vujanic, fallo di Woodward dentro il primo tiro libero di Milos Vujanic. Aspettiamoci un time out di Spacca nel caso in cui anche questo secondo attacco dovesse andare male da parte di Roseto. 2 su 2, 13 punti per Vujanic, 49 clima mio, 51 Sedima, sempre la zona 2-3 di Repeja, Rauf Woodward, Abdul Rauf, Di Giulio Maria. Si muove bene Di Giulio Maria, ancora a segno, è ancora un gran canestro questo di Di Giulio Maria, 49-53, per lui ci sono 6 punti. Attaccare la zona in quel modo è geniale, cioè la Roseto ha attaccato la zona in maniera perfetta, non intestardendosi col tiro da fuori ma cercando il pivot basso, dall'altra parte però Basile ci mette una pezza, 53 Roseto, 52 Fortitudo, le idee migliori della Fortitudo vengono sempre dal capitano. Basile a segno, per lui ci sono 11 punti. Woodward, Rauf arma la mano, questa volta sbaglia Rauf, il rimbalzo di Bagaric, l'apertura per Basile, 1 minuto e 38, cerca di attaccare rapidamente la difesa, mette ancora una tripla ed ora c'è dall'altra parte il time out chiamato da Neven Spacchia. Basile si accende a intermittenza, ma quando si accende Lorenzo fa male. Sì, però qui colpevole la difesa molle di Woodward, che non ha opposto minima resistenza al giocatore che è micidiale se entra in ritmo, se entra in striscia, e siccome la Fortitudo ha vissuto i momenti migliori di questa gara guidata proprio da Basile, era il caso di non permettere alla guardia di Ruvo di Puglia e della nazionale di trovare uno dei momenti magici delle sue serate, quindi Woodward avrebbe fatto bene a almeno a sollevare una mano sulla faccia di Basile per non fargli prendere la mira, poi magari il vaso avrebbe fatto canestro ugualmente, però intensità difensiva per 40 minuti se possibile. 5 Rauf ancora fuori partita, un solo canestro dal campo da parte della
della guardia ex Denver Nuggets. 1:35 da giocare, e un Di Giulio Maria invece che tiene il campo con grandissima dignità. Abdul Rauf ad attaccare ancora la zona, ovviamente riconfermata da Yasmin Repeja, mentre si alza Misan Nikabatse, pronto a tornare sul parquet. Mutombo, Sisai, quasi il recupero di Bellinelli, 10 secondi per andare al tiro. Sisai si infila nella difesa della Clima Mio, poi cerca di servire un pallone per Di Giulio Maria che non la tiene. Torna in campo Nikabatse, uscirà Mutombo probabilmente, così è, Mutombo troppo poco pericoloso contro la zona. Torna Nikabatse. Subito si danno il 5 anche Sisai e Di Giulio Maria dopo l'incomprensione dell'ultima azione. 1:10 alla fine del terzo quarto, è solissimo Mancinelli, subisce fallo da Di Giulio Maria, quarto fallo per Di Giulio Maria. In lunetta Stefano Mancinelli. A segno con il primo Mancinelli, 56-53, 11-2 di parziale. 1-2 per Mancinelli, si riparte con una rimessa a settima. Un punto per Mancinelli, 0-2 dal campo, 1-2 dalla lunetta, sempre a zona la Clima Mio. Rauf, Sisai, Woodward, molto lontano, Roseto muove poco la difesa. Nikabatse ci prova subito da tre, mette la tripla Nikabatse. Questi si chiamano attributi che fumano, Lorenzo. Primo pallone appena rimesso a piedi in campo, da tre contro la zona. Un tiro sconsigliato per molti, lui lo sentiva, lui che è migliorato molto nel tiro da fuori grazie anche all'applicazione di Rauf. Grande ingenuità di Basile sull'altro regalo della difesa molle di Woodward, un regalo per parte, ne approfitta Roseto e Sisai schiaccia a due mani. 5-8 Roseto, 5-6 Fortitudo, mini parziale di 5-0 da parte di Roseto, firmato Nikabatse Sisai. Ultimi 20 secondi di questo terzo quarto, la Fortitudo può tenere la palla fino alla fine o quasi, su discrepanza appena di un secondo e mezzo tra cronometro parziale e cronometro totale. Roseto avanti, questo è quello che conta, c'è ancora partita, che partita qui alla Paladozza. Poi Rauf va alla stoppata, Nikabatse, 5 secondi, 4-3, poi infrazione di piede di Bellinelli. A 2 secondi e mezzo dal termine di questo quarto c'è la possibilità di effettuare un tiro, probabilmente i blocchi saranno per far uscire Rauf o Sisai per un tiro, vediamo un po'. Palla ancora fuori, ancora rimessa a Roseto, 1:48, 1:48. Woodward da tre, tiro è corto, sarebbe stato buono perché è stato scoraggiato prima del suono della sirena. Lorenzo, la notizia è che è a 10 minuti, cioè il tempo di 2 tempi supplementari da 5, qui al Paladozza. Roseto è ancora avanti, 58-56, soffre, non si poteva pensare che questa era una partita che Roseto poteva vincere maramaldeggiando come lasciava supporre il 13-26 dopo 10 minuti, ma sa soffrire e lì non permette alla Clima Mio di andare via. No, non permette alla Clima Mio di andare via, e ci riesce nonostante una situazione falli sicuramente non brillante. Giulio Maria sta tenendo il campo in maniera onorevole nonostante i 4 falli, ma è probabile che per quest'ultimo quarto Spachia si riaffidi al suo pivot titolare che è Arik Babu. Un terzo quarto giocato alla pari, 20-20, nel quale Roseto ha portato a segno diversi giocatori, bene Sisai che ha continuato a impensierire l'attacco e la difesa della Fortitudo, bene Woodward, ancora fuori partita Rauf, ma un giocatore come lui è in grado di maturare qualche giocata magistrale anche dopo tanti minuti in cui non è stato produttivo in attacco. Dall'altra parte ora Mancinelli, buone cose viste da Basile, l'unica vera spina nel fianco della difesa di Roseto, niente di eccezionale, la gara di
di Vujanić, però parliamo di un altro giocatore che un po' come Raup può fare male per tanti minuti e poi sbloccarsi e trovare la giocata vincente nel momento meno opportuno. Subito a zona la Clima Mio, conferma quindi Repeja lo schieramento difensivo dei suoi. Woodward, pallone per Sisai, non ci pensa due volte Ansu Sisai, questa volta il suo tiro è corto, poi Woodward e Raup, che ingenuità. E poi c'è il fallo ben speso da Sisai su Vujanić a non concedere il potenziale gioco da tre punti. Andrà in lunetta Milos Vujanić. Che errore Woodward, quella palla prendila tu, non lasciarla a Raup, non è il calcio che fai velo, prendila. Sì, lì una disattenzione, la prendi tu, la prendo io, la prendono loro alla fine, e questo è un errore che porta la Fortitudo in lunetta dopo una transizione chiusa con un fallo. 57 Fortitudo, 58 pari, questo supplementare lunghissimo di 9 minuti e 40 che separa le due squadre dal termine della gara. 15 punti di Vujanić, Sisai, Nika Batze, Raup prova ancora da tre punti, il Califfo, 58-61, prima tripla della partita per Mahmoud Abdul Raup, e chissà che non si sveglia al momento opportuno come proprio dei grandi campioni, 5 per lui appena. Alla recuperata da Roseto, Nika Batze in angolo per Woodward, dietro la schiena per Raup, Raup a segno da 2. 58-63, 7 per Raup, uff Raup dalla curva rosetana, 600 circa i tifosi rosetani qui a Roseto, a Bologna. Super la difesa di Giulio Maria in pivot basso che ci ha messo una mano, e poi Nika Batze è stato bravo a prendere il rimbalzo, ma è nato dalla difesa di Giulio Maria. Mancinelli credo o Bagaric a ribadire a canestro. Per Bagaric ci sono 8 punti. Sisai per Woodward, 8 minuti e 20. Raup, c'è Mancinelli ora da quella parte, nella zona. Woodward in angolo, Nika Batze, va al tiro da 3, Nika Batze non va, ma Raup riesce a deviare nelle mani di Sisai. Pallone toccato da Belinelli. E rimessa Sedima. Douglas e Lorbeck in campo per Basile e Mancinelli. Giorgio, Roseto continua a vincere al rimbalzo nonostante abbia come pivot di Giulio Maria, come 4 Sisai, e nonostante la Fortitudo abbia dentro l'area un giocatore di 2,17 m come Bagaric. Woodward, mamma mia, Dwayne Woodward, 63-60, da 8 metri Woodward, la zona di Repeja gli ha lasciato un po' di spazio, lui ha ringraziato. 63-60, 66-60, 17 per Woodward, da 3 ci prova Belinelli, sbaglia, rimbalzo di Nika Batze, e poi in palleggio supera la metà campo, passa il pallone Abdul Raup, 7 minuti e mezzo, Raup va in traffico, poi Sisai da 3, corto a rimbalzo però Nika Batze, e poi vediamo che succede. C'è time out, non ho capito di chi è la rimessa, probabilmente a fallo di Nika Batze, quarto? Ma come, due giocatori che vanno sulla palla, la palla sta uscendo, si buttano sulla palla, come fallo? O il rimesso di uno o dell'altro, ma che è fallo? Che è fallo, Lorenzo? Mi astengo dalla considerazione che sarebbe ancora più cattiva di quella che hai fatto tu, per il semplice fatto che siamo in una posizione non felicissima per renderci conto di cosa esattamente è successo. Roseto continua a dominare il rimbalzo, dicevamo prima, 31-21 dopo 30 più minuti, perché Roseto ha grande aggressività e si butta con tutti i palloni, con tutti e 5 i giocatori. Roseto gioca con un solo lungo di ruolo, prima Rick Babu, ora di Giulio Maria, mentre la Fortitudo gioca con un giocatore altissimo dentro l'area come Bagaric, con un numero 4 che talvolta è Lorbeck, talvolta è Rancic, talvolta è lo stesso Mancinelli, ma Bologna ha più centimetri, Roseto finora dimostra di avere più cuore. 66-60 dopo l'ultima tripla di
Dwayne Woodward, quarto fallo però di Nisan Nikabatz, e Spike è costretto a ributtare nella mischia Patrick Mouton. Speriamo che Patrick sappia produrre qualcosa di buono, come spesse volte gli è capitato di fare in questa stagione. Si sogna qui al Paladozza, 7 minuti e 19 più 6, Sedima 60-66. Bellinelli prova ad andare a schiacciare Bellinelli, peccato di presunzione questo di Bellinelli. Dall'altra parte già la Sedima con Woodward, sfrutta il blocco di Di Giulio Maria, cerca di buttarsi fino in fondo, servito ancora da Di Giulio Maria, il fallo è di Rancic che non sta nel cilindro, quindi due tiri liberi per Di Giulio Maria. Andrà in lunetta Christian a 6.59, secondo fallo per Rancic. Giulio Maria che dalla lunetta fin qui sta tirando malissimo, a segno con il primo, 3 su 7 per lui, settimo punto personale, 1 su 2, 3 su 8 per Di Giulio Maria dalla lunetta. Vujanic più 7 Roseto, 6 minuti e 49, Rancic ci prova da 3, sbaglia completamente, il fallo di Woodward, molto intelligente Woodward. Spacchia, fa segno a Di Giulio Maria di fare, taglia fuori, di stare largo con i gomiti, perché se è lungo con le braccia a penzoloni è chiaro che Lorbeck è fisicamente più massiccio rispetto a lui, magari prende posizione. Lorbeck è proprio lui in lunetta ora. Più che altro fa specie che Spacchia continui a insistere con Di Giulio Maria nonostante Arik Babu abbia 3 falli, sì, non 4. 4 sono invece quelli di Christian, 2 su 2 per Lorbeck, 62 fortitudo, 67 Roseto, a 6.35 dalla fine. Abdurrauf, Mutombo, su Mutombo c'è Douglas, è tornata uomo ora Bologna. Woodward, fallo giusto di Vujanic su Abdurrauf, ha preso la maglia, l'abbiamo visto da qui, Vujanic protesta. Fantastica questa cosa. Sì, ma no, negare l'evidenza è proprio il massimo. Abbiamo visto proprio la maglia di Raup stiracchiata. Roseto può gestire ancora un possesso con 24 secondi in attacco. 6.29 al termine, Abdul Rauf, 62-69 più 7 con il nono punto di Mahmoud Abdul Rauf. Per lui 7 punti in questo quarto. Basile va al tiro da 7 metri, cortissimo, rimbalzo di Woodward, pallone per Sisai, passi. Una considerazione al di là dell'errore del giocatore adesso: quanto è importante avere un giocatore capace di fare dentro e fuori dalla difesa in quel modo, riuscire ad aprirsi sul perimetro e a impedire a uno come Basile che tira da 9 metri di prendere la mira in maniera compiuta. E questo è Ansu Sisai. Eccolo qui ancora Sisai a servire la Uff, questa volta è corto il suo tiro. Tornare, recuperare Mutombo sull'errore, al rimbalzo Rauf, azzurro Uff, pallone per Woodward, 5 minuti e mezzo, mamma mia, Woodward, Sisai, 6 secondi per andare al tiro, Sisai, sbagliato, rimbalzo di Basile, pallone sotto per Rancic, si appoggia al vetro, sbaglia, tecnico a Rancic, fallo tecnico a Martin Rancic. Quarto fallo per Martin Rancic, esce Di Giulio Maria, credo esca, no, non esce Di Giulio Maria, va solo a asciugarsi il viso, Rauf in lunetta. Che non sia un altro atto di protagonismo degli arbitri, ma ricordate di sentire quello che ha detto Rancic dentro il primo libero di Rauf. Più 8 Roseto, 62 a 70, ma è ancora lunghissima ragazzi, stiamo calmi,
05-04 dalla fine, 2 su 2 per il Califfo. 2 su 2, 11 punti, 9 in questo quarto per il Califfo. 62, clima mio, 71 per la sedima. Abdurrauf, fallo di Basile. Vado Woodward, parla con i signori del parterre, ma pensate, io dico gioca, no? Santo, Santa Maria, noi stiamo morendo qui, e quello parla. Sisai, Mutombo, Woodward, su Woodward c'è Mancinelli. Un passo indietro, cerca di servire Di Giulio Maria, si accontenta di una rimessa di Giulio Maria che però non è nella sedima. Ma perché si lasciano questi palloni? 4 minuti e 40, 62-71. Pacchia comunque applaude e tiene sereno il gruppo. Sì, serenità, serenità. Douglas, da Lorbeck a Vujanic, la UF sta difendendo alla grande, quinto fallo di Giulio Maria. Guarda, Christian si merita degli applausi perché al di là degli errori della lunetta ha fatto una buonissima figura sia in attacco che in difesa. Adesso dentro di nuovo a Rigba. Voto per Di Giulio Maria. Ma sufficienza piena, 6 e mezzo, più vicino al 7 che al 6. Questo è Basile purtroppo. 65-71, questi signori è Gianluca Basile. 17, 4 su 5 da 3. Woodward, Sesai, 4 minuti esatti al termine della gara. Rauf si prova da 3, corto, ancora corto, rimbalzo di Sesai, rimbalzo di Sesai, pallone per Mutombo. 3 minuti e 46, che sofferenza. Abdur Rauf, 13 secondi per andare al tiro, pandemonio al Paladozza di Piazza Azzarita. Arik Babu, si pensa Arik Babu, il suo tiro è corto, rimbalzo di Douglas. Basile, non buono il canestro di Basile, fallo della difesa della sedima, 2 tiri liberi per Basile, soprattutto quarto fallo anche per Woodward, e questo è un campanello d'allarme. Lorenzo, bisogna fare molta attenzione. Sì, quarto fallo forse anche sinonimo di stanchezza per il giocatore che non è uscito quasi mai, ma forse sarebbe il caso di ributtare nella mischia Nica Bazza e dare al giocatore qualche secondo di fiato. Comunque Roseto continua a guidare contro una Fortitudo che fa grande fatica perché le mancano i punti di Smodis, i rimbalzi di Smodis e la fantasia di Pozzecchio, ma questo non toglie che non deve togliere nessun merito a Roseto, che sedima autrice di una signora partita nonostante l'assenza di Beghen, perché se la Fortitudo regala due giocatori è giusto anche dire che Roseto regala Beghen, e non è poco. Basile Andrea Lunetta, la ripresa del gioco dopo questo time out, gli arbitri devono fischiare più riprese per concludere il time out delle due squadre, va oltre il minuto consentito dal regolamento. Andrà in lunetta Gianluca Basile per due tiri liberi, 65-71. Basile fin qui 17 punti. Woodward resta in campo, quindi Nica Batte è in panchina, anzi no, in panchina Nica Batte, c'è Woodward in campo. Basile 18, 6-6-7-1. Due su due, 19 Basile, 67-71, pandemonio al Paladozza. Mahmoud Abdul Rauf, Woodward,
cerca di attaccare Mancinelli, fallo di Mancinelli su Woodward che andrà in lunetta per due tiri liberi, fallo di Mancinelli. Secondo fallo per Stefano Mancinelli, Woodward in lunetta. Intelligente Woodward ad aggredire un giocatore più alto e quindi meno veloce, anche se l'azione l'ha fatta vedere un pochettino male. Il contatto c'è stato, Dwayne in lunetta con due tiri liberi, è ancora lunghissima, non ci stancheremo mai di ripeterlo. 71 Roseto, 7-1, 67 Fortitudo, 6-7. Che partita signori, che partita, sbaglia Woodward. Seconda opportunità per Woodward. 1-2, 67-72. Per Woodward ci sono 18 punti. Lo segna da un po' Sisai, ferma quota a 21. Batire, pallone in angolo, finisce all'Orbeck. Da 3 segna l'Orbeck. 70-72, la clima mia meno 2. Questa è la giocata della domenica, Lorbeck non è un tiratore da fuori, ha trovato una tripla addirittura dall'angolo. E questa è un'altra. Ingenuità colossale di Sisai, colossale ingenuità di Sisai, ma mi meraviglio di, sinceramente anche sia della ingenuità colossale di uno come Sisai e sia di Repesa che chiedeva dalla panchina canestro buono del sportivo, il fallo che è avvenuto a metà campo. Il fallo è avvenuto mezz'ora prima e quindi ovviamente la richiesta di Repesa non solo è fuori luogo ma è un pochettino lascia sorridere. È sorprendente la grande ingenuità e la sciocchezza del gesto di Sisai che va a fare un regalo grosso come una casa ad una squadra che non aspettava altro. 1-2 per Stefano Mancinelli. Di nuovo a meno uno e anche palla in mano, quindi Fortitudo che trova due magate, una prima dall'Orbeck dall'angolo da tre punti allo scadere dei 24 secondi e poi un regalo da parte di Sisai. Se dovesse vincere la Fortitudo direi che avrebbe rubato qualcosina. E ora l'Orbeck va al sorpasso, 73-72, 11 per l'Orbeck. Parziale di 11-1. 2 minuti e 5 secondi, Sisai. Woodward, 8 secondi per andare a tiro, ultimi 2 minuti di partita. Più 1 Fortitudo. Woodward, 7-3, 7-4. Grandissimo canestro di Woodward, cadendo all'indietro. Woodward, 20 per lui, più 1 Sedima, 1 minuto e 48. Se racconto questa sono eterno come Highlander, non muoio più. Douglas attacca Mutombo, Douglas forse 3 secondi di Lorbeck, Mancinelli va su 1 da 3, tripla di Mancinelli, 7-6 7-4, quinto punto per Mancinelli, più 2 clima mio Sisai. Woodward, 10 secondi per andare a tiro. Woodward ha 5 secondi, va al tiro da 3, lo sbaglia, rimbalzo di Douglas. 1 minuto e 10. Mamma mia. Mancinelli finora trasparente, ha messo il tiro più pesante della gara. A Milano come a Madrid. Esattamente. Questo ragazzo ha i cromosomi del campione. 53 secondi, calma. Sisai controtempo, tiraccio di Sisai, rimbalzo di Mancinelli, 40 secondi alla fine e secondo me a quel punto palla persa, fai fallo su Mancinelli. Una serie di ingenuità una dietro l'altra da parte di Roseto, ci vorrebbe un time out su Spa che ce l'avesse anche. 25 secondi al termine della gara, 6 per andare al tiro, fallo di Arik Babu. Quarto fallo per Arik Babu, time out Spakia. Un'ingenuità dietro l'altra, Lorenzo, un'ingenuità dietro l'altra in questo finale.
Giorgio Roseto sta buttando via una partita che ha meritato per 38 minuti e poi Fortitudo risorta grazie a giocate derivanti da errori di Roseto. Antusisei ha macchiato quest'ultimo quarto con due sciocchezze clamorose, l'antisportivo nei confronti di un giocatore della Fortitudo che era Vujanić, lanciato al canestro, Giorgio Mancinelli, e poi una pessima gestione di quest'ultimo attacco di Roseto. Io sono dell'idea che quei tiri dovesse prenderli uno tra Raouf e un Mutua, che forse non lui. Esaurito il time out. Tornano in campo le due formazioni, andrà in lunetta per la Clima Mio. Milos Vujanić. Punti per Vujanić fin qui, diventano 16 e soprattutto diventa di 3 punti il vantaggio della Clima Mio ora. 4 punti, 78 a 74, 17 punti Vujanić. Woodward raccoglie ora il pallone, 22 secondi da giocare. Schiaccia Woodward, 7-8, 7-6, 22 per Woodward, fallo su Basile. In lunetta Basile, ma stiamo parlando di tiratori pazzeschi di tiri liberi. 15 secondi al termine, stiamo parlando di tiratori di liberi pazzeschi. Basile forse il migliore della Fortitudo. Partita in cassaforte, dare due liberi a Basile negli ultimi secondi è come mettere dei soldi su un conto svizzero, e non lo diciamo per duffare ma perché ne siamo convinti. Dentro il primo. 79-76, 15 secondi e 9 decimi. 2-2, 80-76. Abdurrauf a segno, 80-78. Fallo ancora su Basile. Ancora su Basile, 13 per Abdurrauf. 10 secondi da giocare, ancora Basile in lunetta. Punti per Basile, 22 per Woodward. Ancora a segno Gianluca Basile. Uno su due, attenzione, 81-78. E fallo su Abdurrauf a 6 secondi e 40. Fallo su Abdurrauf. In lunetta Raouf, purtroppo i due tiri liberi non bastano, ci sono ancora 6 secondi da giocare. Erano a 4 secondi con Reggio Emilia. Sì, infatti. Non so se, ma credo che quel finale lì sia unico ed irripetibile. Credo che dovendo capitarci di nuovo, Raouf dovrebbe segnare il primo, provare a sbagliare il secondo. Intanto fuori il Babu dentro Nica Bacca per aggiungere un giocatore pericoloso. Dentro il primo di Raouf, meno 2 Roseto, 6 secondi e 40 da giocare, 81-79. 14 punti Raouf, 12 in questo quarto. 2-2, 81-80, e subito fallo su Vujanić. 5-58, è passato poco meno di un secondo, proprio un lampo. Ti dirò una cosa, gli attributi di Basile sono una cosa, quelli di Vujanić una cosa un po' diversa.
quindi ottima la scelta di fare fallo sul giocatore serbo. Fuori Lorbeck, dentro Mancinelli, quindi Repeša che toglie giustamente un lungo. Vujanić va a segno però, 82-80, 18 per Vujanić, 5 secondi e 58 centesimi, 2 su 2, 8-3, 8-0. Abdurrauf, il fallo su Abdurrauf è di Basile, ancora due tiri liberi ma 3 secondi ora. Centro lungo per un eventuale rimbalzo offensivo dopo un eventuale errore stavolta che si va a cercare, quindi Rauf in lunetta con due tiri liberi con 3 secondi da giocare. 83 Fortitudo, 80 Roseto, la partita ha preso una piega brutta per dei regali che Roseto ha fatto e credo che Roseto non avrebbe rubato davvero nulla, non è ancora detto ma credo che la partita sia segnata. Ah, vediamo, Rauf a segno con il primo, 83-81, 16 per Rauf. Sbaglia, sbaglia, e a segno Woodward, parità, 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 e poi sbaglia, e poi sbaglia la metà campo Vujanić. Mamma mia Woodward, non le raccontiamo più, io non voglio più raccontare partite di basket. 1 su 2 di Rauf, le cose che nel basket succedono una volta ogni, veramente ogni 20 anni, ogni 10 anni, bisogna sbagliare il secondo per cercare di prendere l'imbalzo, l'ha preso Woodward, nemmeno il più alto, canestro di Woodward e poi quasi Vujanić faceva morire di nuovo tutti quanti. Quante volte siamo morti in questa telecronaca, Lorenzo? Siamo degli Highlander, perché se non moriamo questa volta io credo che vivremo 300-400 anni, come Giuliano Spizzi col suo cartello. Coronarie sottoposte a grande sollecitazione, Santo Duane da Queens. Si apre lo scenario per un supplementare. Non so cosa succede sulla panchina di Roseto, vedo un campanello di gente, no, non so se si tratti soltanto di più eventuale. Niente. Orchestrazione tattica. Intanto Roseto quindi si appresta a giocare questo supplementare fortemente voluto, fortemente desiderato. Roseto che si è complicata la vita nell'ultimo quarto facendosi raggiungere e adesso, come da tradizione, di solito vince il supplementare, quindi la partita chi comincia subito forte. Di solito la storia dei supplementari è diversa dalla storia delle partite perché emotivamente si stacca dal 40esimo al 41esimo minuto e chi comincia forte magari è in grado di vincere, ma vogliamo evitare ogni tipo di una bella piscina, sì, una bella piscina. È già un dato bellissimo, una figura bellissima quella che Roseto sta facendo al Paladozza, a dimostrazione ulteriore che questo campionato è il più bello degli ultimi 10 anni, il meno scontato. Anche i risultati che stiamo guardando in sovraimpressione ora dimostrano appunto quello che dicevamo poc'anzi, il fatto che questo campionato sia il più bello degli ultimi 10 anni. Stiamo leggendo i risultati, quando vedrete questa partita sarà storia tutto questo, ma la vittoria di Reggio Emilia a Teramo, la vittoria di Cantù a Milano, pazzesco, pazzesco, grandissimo campionato. Ah, è successo qualcosa di Giulio Maria, è successo qualcosa di Giulio Maria, poi c'è stato l'applauso da parte della folla. Non so se sia svenuto di Giulio Maria o qualcosa. Perché no? Infatti non si vedeva nulla, ora è successo qualcosa di Giulio Maria. Poi vedremo cosa. Ma è cominciato il supplementare, Lorenzo. Lorbeck a lavorare contro Sisai. Aiuto di Mutombo. E solissimo Rancic va a schiacciare. 8-5-8-3. L'assist di Lorbeck. 13 per Rancic. Nick Abbas
Woodward vuole salire a prendere la palla, poi invece la prende Cisai, cerca di attaccare l'Orbeck, assegno in controtempo, 85 pari. Cisai, che non aveva segnato per tutto l'ultimo quarto, torna a segnare, 23 per lui. Gran canestro questo in controtempo, Lorenzo. Sì, davvero una partita da incorniciare per lui, eccezione fatta per un ultimo quarto con la luce spenta, però questo canestro dimostra il talento fondamentale e la freschezza atletica del giocatore. Senti il cambio Woodward con Cisai, Cisai su Basile, mentre Woodward era su Rancic. Un doppio errore di Lorbeck, è stato bravissimo Cisai ora in difesa. Pallone ora di Woodward, Nika Batze. Woodward è andato via un minuto, parità 85 pari, ma il possesso era di Roseto. Woodward, Abdurrauf, stoppato Abdurrauf, e poi Woodward al recupero, gran testa Ruben Woodward. Mutombo dentro il pallone, Nika Batze, 8-5, 8-7, vantaggio ora Sedima. Nika Batze a segno con il suo 11° punto, più 2 Roseto. Basile ruba palla Woodward e poi resta a terra Woodward. Rauf è a terra Woodward, time out Repeja, Woodward è a terra, ha preso un colpo sul viso, abbiamo visto, noi siamo sulla linea di fondo Lorenzo, non c'era fallo su Basile assolutamente, un contatto fortuito con Basile, ma ancora da dire grande lavoro della difesa di Roseto, la difesa di Roseto che accetta sistematicamente tutti i cambi difensivi che si presentano, ma perché è in grado di farlo, perché i giocatori di Roseto riescono a difendere con grande abilità sia lungo il perimetro che più vicino a canestro, e qui Mutombo e Nika Batze sono dei maestri. Mutombo che in attacco ha fatto vedere davvero poco, anche perché ha gestito pochissimi palloni, ma per quanto concerne gli equilibri difensivi di Roseto è un giocatore fondamentale. Intanto, come ci mostrano le statistiche, Roseto guida il rimbalzo 42-33, quindi 9 rimbalzi in più dopo 40 minuti, e c'è un contributo un po' corale perché sono 8 rimbalzi di Cisai, 6 rimbalzi di Woodward, 5 di 6 di Mutombo, 5 di Nika Batze, quindi tutti i giocatori che vanno al rimbalzo e non concedono un metro ai propri dirimpettati. 2 minuti alla fine Lorenzo, 85 clima mio, 89 Sedima, mamma mia. Basile, passaggio consegnato a Ruben Douglas, se, se c'è fallo di Nika Batze. No, fallo a Cisai. Io perché eravamo proprio vicini. Palla pulita nelle mani di Cisai. Dentro in un'etta, scusate, Ruben Douglas. Douglas 8 punti fin qui. Diventano 9. 86-89. 87-89. Più 2 Sedima, Woodward, 2 minuti e 45 al termine della gara, è il supplementare più bello, più appassionante, ma anche davvero più terribile cui mi sia mai dato di assistere. Sbaglia la 3 Abdurrauf, che ha voglia di chiudere lui questa partita, ma deve avere pazienza, deve avere la pazienza del ragno. Ora è proprio Abdurrauf ad occuparsi di Basile, che riceve comunque. Viene palla Lorbeck a lavorare contro Cisai, che ha 4 falli. Va a forzare, sbaglia, rimbalzo ancora di Cisai. Pallone per Woodward. 2 minuti 8 secondi. 2 minuti 8 secondi a termine di questa partita. Ho le lacrime agli occhi per la tensione. Woodward, Mutombo, corto. Poi il rimbalzo lungo è controllato da Vujanic. 1 minuto e 50. 87-89, va al tiro da 3, Vujanic corto, poi spinge, fallo di Mutombo,
terzo fallo per lui. Due tiri liberi per Lorbeck. Due tiri liberi per Lorbeck. Tredici punti fin qui per Lorbeck, restano 13. Rimbalzo l'ennesimo di Sisai, 87 a 89, più 2 sedi, ma un minuto e 35. Abdurrauf Mutombo, Nick Abbas deve fare attenzione, quasi gli ruba il pallone Douglas. 7 secondi per chiudere l'azione, in angolo Mutombo da 3, corto Lorbeck con questo rimbalzo. Dall'altra parte Douglas va a impattare. 89 pari, 12 per Douglas, ultimo minuto. Giorgio, una notazione: Mutombo non ha tirato mai per tutta la partita e va a prendere due tiri da tre punti nel solo supplementare. Sbaglia lui a prendere questi tiri, sbaglia chi lo cerca proprio quando offensivamente è fuori dalla gara. Nick Abbas, bruttissima conclusione di Nick Abbas. Vujanic, pessima soluzione di Nick Abbas. 40 secondi, parità, 89 pari, ma ora la palla è della Clima Mio. 9 secondi per andare al tiro, Douglas in angolo, va al tiro, ancora Douglas. 92 a 89, 7 punti in fila di Ruben Douglas, 15 per lui, un giocatore che aveva fatto 8 punti appena Douglas, 25 minuti di utilizzo con 3 su 9 dal campo e con appena 7 di valutazione, ne ha fatti 7 in 4 minuti. Eh sì, infatti c'è spacchia. Palla per la sedima, 34 secondi alla termine di questo overtime. 92 Clima Mio, 89. Sedima, Woodward in possesso di palla. Woodward, bisogna cercare un buon tiro. 20 secondi, ancora Woodward, c'è la stoppata di Rancic, 6 secondi per andare al tiro. Rancic ha fatto una stoppata, la palla è andata fuori, come fa a essere sua la rimessa? Rimessa in zona di attacco, Woodward si incarica di effettuare la rimessa. Sisai deve tirare, Sisai. C'è il fallo di Rancic. Due tiri liberi per Ansu Sisai a 11 secondi dalla fine. Ci sono 23 punti di Sisai. 24. 92 a 90. Bisogna subito interrompere il gioco, cercando, però fa 1 su 2 Sisai. 92-90, fallo su Vujanic di Nick Abbas. È il quinto fallo di Nick Abbas. Quinto fallo di Nick Abbas, deve entrare Morri, mai utilizzato in questa partita. A 8 secondi in lunetta Vujanic. Sembra un po' la fotocopia del finale dei tempi regolamentari, con Fortitudo più 4 Roseto a inseguire. E ad ancora nelle mani di Milos Vujanic, che però sbaglia. Attenzione, occhi aperti. More mai questa partita. 1 su 2 Vujanic, 93 a 90, 20 per lui. Fallo su Woodward di Milos Vujanic, andrà in lunetta Vujanic a 5 secondi. Woodward in lunetta. Woodward fin qui a 24 punti.
non buono il primo, cioè no, deve ripetere, sì. 93-91, 25 per Woodward, vediamo cosa fanno adesso. Baglia, rimbalzo, fallo di Douglas. Fallo di Douglas. Fallo di Douglas. Questa partita dell'incredibile, ha dell'incredibile, e Woodward la sta marchiando a fuoco nel bene e nel male. Non so se hai notato la foga con la quale è andato a rimbalzo dopo il tiro sbagliato volutamente, e sbagliato in una direzione tale da andare a cercare il rimbalzo proprio lì. E poi anche il dolore, perché se ti frana addosso Ruben Douglas, insomma, ancora due tiri liberi per Dwayne. Due tiri liberi per Woodward. ...93-92... ...93 pari... ...2 su 2... ...27 per Woodward... ...Basile... ...sbaglia ancora... ...fotocopia anche questo tiro... Fotocopia anche questo tiro. Noi ridiamo per non piangere, Lorenzo. Noi ridiamo per non piangere. Ma io non frega niente a nessuno, perché quando staremo raccontando questa cosa, questo che io sto dicendo non frega niente a nessuno. Io ho un treno che parte per Milano, per dove domani lunedì, quando voi vedrete questa partita, e tutto sarà più tranquillo, e forse io e Lorenzo saremo ricoverati al reparto di cardiologia, dell'ospedale maggiore di Bologna. Registriamo a Milano la puntata di Sotto Canestro. Bisogna arrivarci a domani, Lorenzo, io mi auguro davvero. Però se davvero, io non lo so, le emozioni del basket, a volte lo diciamo, sorridiamo di questo, però è lo sport indubbiamente è assolutamente più bello, più appassionante, più emozionante del mondo. È uno sport meraviglioso. Sicuramente siamo dei privilegiati che abbiamo l'occasione di lavorare in questo ambito e goderci questi spettacoli. Sì, ci tremano le mani, però dobbiamo ancora soffrire per 5 minuti. Uno spettacolo bellissimo, due squadre che si stanno affrontando testa a testa. Questi sono due punti fondamentali per la Fortitudo, per non perdere il treno della vetta della classifica. Roseto invece è in una situazione di guado, la corteccia della classifica è tale da rendere non lontana la zona playoff, ma non lontana nemmeno la zona più delicata. Roseto si appresta a giocare questo secondo supplementare, così come la Fortitudo. Morri è in campo, forse è il più fresco di tutti. Sì, 5.000 spettatori. 5.000 persone che applaudono, perché questi ragazzi vanno tutti vincitori, vinti, perché io non credo che ci sarà un vinto, saranno solo vincitori in campo. È iniziato con il possesso Roseto questo secondo overtime. Sisai, passi, rimessa Clima Mio, Spaghi è nervosissimo, deve stare calmo Neven, porca loca. Vujanic, 10 secondi per andare al tiro, guardate come difende Rauf. Rancic, forse passi anche questo, Rancic dall'angolo, sbaglia, rimbalzo di Douglas, sbaglia, tentativo di tap-in, pallone nelle mani di Rauf. Aspetta Rauf, aspetta Mutombo, Rauf. C'è Mori che credo che ancora non tocchi un pallone. È difficile anche per Mauro giocare questi 4 minuti di partita. Woodward, corto,
rimbalzo alla fine conquistato da Rančić. Vujanić. Ora c'è Cisai che ha quattro falli, accoppiato con Vujanić, carica per Douglas, Douglas sbaglia, fallo di Mutombo. Roseto che gioca senza centro, adesso ti chiedo Lumi, ti chiedo perché mi sono perso se Arik Babu ha 5 falli oppure no, perché Roseto sta giocando senza centro, sono 4 i falli di Arik Babu. Roseto quindi regala centimetri e chili, è il secondo rimbalzo offensivo consecutivo da parte della Fortitudo e forse sarebbe il caso di ributtare nella mischia step. Rančić segno con il primo personale, 2-2, 2-2 per Martin Rančić, 95-93, 15 per lui. 3 minuti e 25 al termine della gara. Woodward, Cisai sbaglia, Cisai, l'ultimo tocco è di Cisai, ma credo che abbia problemi Arik Babu, adesso è tornato a sedersi solo ora in panca, si stava facendo massaggiare, è un caos totale, Eccolo Arik Babu, pronto a tornare in campo, esce Morri. Torna Arik Babu, esce Morri. Fortitudo in possesso di palla, più due e palla in mano. Vujanić, Basile. Rančić. Palo di Mutombo, quinto anche per Mutombo. Ilunetta, Douglas. Taglia il primo, Ruben Douglas. Uno su due, 16 per Ruben Douglas, 96-93, Woodward. 3 minuti al termine del secondo overtime. Woodward, Roseto ancora non segna. La penetrazione, la gran stoppata di Rančić. Basile. Deve stare attento, Woodward sta dicendo qualcosa a Cicoria. Vujanić. Douglas, palleggio, resto tiro sbagliato, rimbalzo di Cisai, pallone per Woodward. C'è il fallo poi su Woodward, deve fare attenzione Woodward, non bisogna parlare con l'arbitro perché questi si stanno spaventando. Anche perché Cicoria, l'ho visto con i miei occhi, lo ha mandato un paio di volte a quel paese, anche con la mano, dicendogli un po' ma fammi il piacere, non disturbare. Woodward in lunetta, 27 per lui. '28, '96, '94, 2 minuti e 33 secondi. '96, '95, 29 Woodward. Grandissimo giocatore, immenso giocatore. Basile. Douglas. Vujanić, al tiro da tre, corto, rimbalzo di Lorbeck che lo strappa via Rauf, ce l'aveva in mano Rauf. Vujanić, 2 minuti 5 secondi alla fine del secondo overtime, non ho più una stilla di energia. Douglas sbaglia, poi fallo è di Rančić. Fallo di Rančić, quinto fallo di Rančić. Quinto di Rančić.
deve tirare Sisai che zoppica, ma adesso anche siamo sull'orlo dei crampi praticamente. È probabile perché la benzina spesa è tantissima. Finiscono il giocatore Roseto, ma anche alla Fortitudo che deve inventarsi un c'è comunque l'Orbeck dentro l'area. Sì, sei dentro e Roseto impatta, 25 per lui, altra partita super, 96-96, e Roseto potrebbe rimettere il viso in avanti. Baglia il secondo, 96 pari. 25 punti Sisai, 29 Woodward, 54 in due per loro, ma siamo pari a 1 minuto e 45 secondi dalla fine. Basile, Mancinelli, Vujanic, Lorbeck vuole attaccare Arigbabu, fa un passo indietro per andare al tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Sisai, pallone per Morri. Sisai, tantissimi rimbalzi, Morri porta lui questo pallone avanti. 1 minuto e 20, Rauf, attenzione, 9 secondi per andare al tiro. Woodward, bisogna tirare. Woodward sbaglia, poi a rimbalzo, lotta, pallone per Arigbabu, Morri, 1 minuto al termine. Che cuore Woodward, che cuore, per non dire che proprio organismo che ha. Su Sisai c'è il fallo di Basile, a 51 secondi dalla fine, lunetta Ansu Sisai. Quinto fallo Basile. E questa è una bellissima notizia, il problema è che sono rimasti solo 50 secondi da giocare, però Fortitudo senza il suo capitano per gli ultimi 50 secondi e non è una cosa da poco. Intanto Sisai in lunetta, è importante che si sia un pochettino più precisi dalla linea della carità. 26 Sisai, un punto avanti ora Sedima, 96-97, 51 secondi al termine. Due su due, 96-98, 27 Sisai. Vujanic perde per un attimo il controllo del corpo sul tentativo di anticipo di Rauf. 13 secondi per andare al tiro. Belinelli, Sisai! Che stoppata Sisai! Mamma mia, Woodward, 25 secondi al termine della gara, 13 per andare al tiro. Che stoppata Sisai! Woodward, più 2 Roseto, palla nelle mani di Woodward. Va al tiro da 3! La mette! Woodward, 96-101, tripla di Woodward, 32 per lui. Che cosa ha fatto Woodward? Mamma mia ragazzi, mamma mia, questa è una esibizione, e io ringrazio Dio che ci sono questa sera qui. 12 secondi Lorenzo alla fine, abbracciami ti prego il braccio, e io piano piano mi mancano le forze, guarda. 96-101, 96-101, 96-101, non è finita. 12 secondi alla fine, pazzesco, prima la stoppata di Sisai, poi la tripla di Woodward allo scadere dei 24, credo da qui, da 8 metri, con palla che si è alzata due volte sul ferro, è rimbalzata e andata dentro. Giorgio, voglio finirla qui, questa sera appendiamo Lorenzo, microfono, maglia, mutande, tutto al chiodo, basta. È questa ancora lunga. Ha regalato un'emozione pazzesca. E non è finita, restiamo stretti. Una considerazione, comunque vado a finire, una domanda che io faccio a te. Quanto guadagna Vujanic e quanto guadagna Woodward? Non lo so, so quanto poco guadagno io e quanto poco guadagni tu, Lorenzo. Lorbeck va al tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Vujanic, la mette Vujanic a 5 secondi. 98-101, Morri, poi fallo su Morri a 2 secondi dalla fine.
due secondi dalla fine, il Lunetta Morri. Lorenzo, il Lunetta Morri più tre. Morri che è freddo, il problema è quello, non perché sia un cattivo tiratore di liberi, il problema è quello. 1-1-1. 98-101. 98-101. 98-101. Sbaglia il primo Morri. Sbaglia il secondo Morri. Douglas. È finita! È finita! Roseto vince! Roseto vince al Paladozza di Piazza Azzarita, 98-101. L'MVP tutta la vita, Duane Woodward, 32 punti, la tripla della vittoria. Lui e Sisei hanno fatto pentole e coperchi, ma che cavolo di squadra, Lorenzo, è questa sedima Roseto. Grandissima, grandissima vittoria qui al Paladozza. 98-101 è la vittoria di Spacchia, è la vittoria di Woodward, possiamo ora dirlo, perché non ce ne frega un cavolo, avevano discusso e va al diavolo, hanno discusso e che c'è di male, qual è il problema e qual è il caso e qual è la polemica, hanno discusso, Woodward è stato il migliore, Spacchia è stato lucidissimo, è stata una grandissima vittoria. Neven, non riusciamo a beccare Neven Spacchia, volevamo chiudere con lui questa nostra telecronaca, volevamo chiudere con lui questa nostra telecronaca, vediamo se ci riusciamo, chiedo un attimo di pazienza alla telecamera, chiedo un attimo di pazienza a Neven Spacchia, solo un secondo Neven, noi abbiamo le lacrime agli occhi, tu sei sudatissimo, immensa vittoria. Anche quello è pallacanestro, sì, abbiamo forti tutto tempo. Non abbiamo mollato, abbiamo giocato molto bene, si vede. Non quanta facile. Gente. Sì, sono contento, soprattutto per loro. Complimenti a Neven Spacchia, grandissima vittoria di Roseto a Bologna. 98 clima mio, 101 sedima, grandissima vittoria della sedima. Grazie a Lorenzo Settemanella per questa fortunata telecronaca, lo faccia sulla testa pelata e porta fortuna. Ha vinto Roseto, a tutti da Giorgio Pomponi, più cordiale a risentirci.